Ciao a tutti Cugi e ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 in un nuovo episodio di Pokémon Light Platinum. Allora, a questo punto dove cacchio devo andare? Di qua mi pare? Sì, allora, è di qua, sì, infatti. Cosa? Oh mio Dio! Che cazzo? Didascal così a caso? Di qua non ci si può andare. Devo andare di qua allora? Sì, ah, c'è questo tizio che controlla Tuscall. Oggi il mare appare calmo. Come speravo. Questo deve essere un segno che il mondo sta tornando alla normalità. Piacere di incontrarti, mi chiamo Taurus. Ho sentito che a Dark Dusk City ora. Devo andare, devo tornare a Dark Dusk City, ma spero di incontrarti di nuovo. Perfetto, quindi ora posso andare. Ah sì, ma ora che ti ho aperto il passaggio, che mi dici? Ok, niente, non mi dice niente. Niente, c'è mia nipote, niente. Allora, vediamo un po'. I Pokémon possono nascondersi negli alberi e posare Headbutt, ovvero botte in testa. E questo è un allenatore, così, totalmente a caso, io ho Paragle davanti. Quando è che ricevo una pietra focaia per far evolvere Growlithe? A lanciafiamme, rodafuoco, è meglio di quello che voglio. Questo è un allenatore? Never, non sarei mai. Quando. Dice: non usare mai le caramelle rare quando alleni un tuo Pokémon. Rimarrà debole o comunque sia rovinato. Tara, Kenta, neanche Tara. Ah sì, perché Kinto è d'oro, Kenta, ok. Ah, sarebbe anche giusto. Ok, dunque. Oh, mamma mia, cioè, sei deboluccio, caro. Io perché mi sono allenato un bel po', Tanto per cambiare. Beh, in effetti, sì, mi serviva per sconfiggere la palestra. Non tanto per sconfiggere. Oh. Perché mi fai male? Pokémon Magmar? Provo con Manectric! Oh, bruciato. No. L'elettro sono mosse speciali nelle terze gen. Mi sorprendi ogni volta, sempre di più ogni volta che ci incontriamo. Alla prossima, amica. Ma tu devi crepare male. Io non ho capito come cazzo funziona ancora quale cosa. Cioè, allora. Me l'ha scottato perché Manectric? Non avrebbe senso di scottarmi Manectric se qui le mosse speciali sono. Cioè, allora, praticamente, nella quarta gen. Mosse tipo, per esempio, appunto, che creano contatto come Scintilla, anche se Elettro è diventata merda, è diventata fisica, una mossa fisica, seppure Elettro. Però nei giochi fino a Smeraldo era una mossa speciale, tutte le mosse di un certo tipo erano speciali, tipo tutte le mosse acciaio erano fisiche, tutte le mosse buio speciali. Perché ora, dato che Elettro era speciale, facendo contatto con Scintilla, che effettivamente in queste gen, le ultime sarebbe da contatto, dalla quarta in poi, mi ha bruciato corpo di fuoco di Magmar, nella terza gen non faceva contatto. Quindi, o il creatore di questa hack ha fatto le cose a cazzo di cane, o non si spiega questo fatto. Perché io vi ricordo che nello scorso episodio. Ci ho parlato con questa? Nello scorso episodio io ho usato una mossa che non crea. Fulmisguardo mi sembra. Comunque sia, una mossa che abbassava la difesa. E usando Morso, che è una mossa speciale nelle terze gen. Il buio sono tutte mosse speciali. Non.
aveva effetto non sulla difesa dell'avversario che era droppata. E quindi fin qui ci stava. Ma mi chiedo perché allora non. Qui ora ha fatto contatto Scintilla. Cioè, io ragazzi. Non so, non lo so. Non capisco. Allora, qua è NPC che ripetono il discorso che hanno fatto gli altri. Purtroppo. Qui sarebbe un buon punto per allenare i Pokémon. Ninjask, mi dispiace. Ninjask, mi dispiace. Era ora. Un altro Ninjask. Un altro Ninjask, hai rotto il cazzo. Eeeh, facciamo il terzo? Ah, vuoi andare di code? Ecco, Tyrantail. E Raichu al 37. Perfetto, direi che con Raichu può abbassare l'allenamento. Rimetto Muten che devo portarlo al 40. Devo portarlo assolutamente. Parco nazionale, wow. E si va a Dark Dusk City. Entriamo nel parco, c'è un allenatore che ci vuole lottare. Va bene? Sì, però più forti, dammi robe più difficile. Quanti allenatori però? Quanti? Mamma mia. Alcuni pensano, meglio, hanno detto, quindi lo pensano, che giocare una Akrom con il boost della velocità del Visual Boy sia rovinarsi il gioco e non goderselo. Veramente mi sono goduto tutte quante le ROM che ho giocato finora, nonostante usassi la velocità del boost del Visual Boy. Poi fate voi, se per voi fa. Non è giocare, non è godersi il gioco, perfetto, non mi crea problemi. Vediamo un po', mio Pokémon le piace stare qua. Oh, scusami. Ah, si tiene una prova per catturare gli insetti. Ah, ok, mi piace. Perfetto, mi piace ma tanto non la faccio. Mio ragazzo, ma chi cazzo se ne frega se siete fidanzati, sposati, fate quello che vi pare. Ok, allora, no, che devo fare? Allora, qui ci sono stato, sì, no, mi sembra. La porta è bloccata questa, ma. Ah, sfortunatamente siamo chiusi. Va bene, ok. Niente allenatori, no, non ci parlo perché tanto è inutile parlarci se non sono allenatori. O meglio, ci dovrei parlare per saperlo, ma se anche incrociando lo sguardo non mi vogliono combattere. Ah, sono ancora paralizzato. Oh, Electric, wow, o Electric, dipende dai punti di vista. Se siete English fag, come me. Wow, con un fake out solo? Complimenti. Allora, vediamo un po' di far Paralyze su Muten, ok. Andiamo a prendere la Pokéball che c'è qui. PP up, ma lo zaino è pieno. Aspetta, ma qui si può andare? Oh, Focus Band. Ma lo zaino è pieno. Che cazzo gli voleva? Light Ball, che fa? Ah, ha Pikachu! E io ho Raichu! Vaffanculo! La Focus Band, se non sbaglio, aumenta la potenza degli attacchi fisici del 10%. Qui c'era un PP up. Ah no, la Focus Band è quella che previene il Pokémon dal cascare secco a terra. Ma perché? C'era una Pokéball lì, l'ho vista. Cioè, era PP up? Boh, ragazzi, io non capisco certe volte se il gioco mi prenda per il culo oppure no. Penso di sì. Allora, Dark Dusk City. Mi piace perché ci sono. C'è un'antica torre e molti fantasmi la chiamano. Ma che cazzo, sei malato? Però bella! Per sconfiggere Pokémon fantasma devi usare attacchi buio o psichici. No! Basta un attacco speciale. Anche gli attacchi lotta se usi for. Se usi. Aspetta, com'è che si chiamava? Foresight, mi pare. Quello che comunque sia puoi colpire il nemico anche con mosse. Un nemico spettro, anche con mosse normali o tipo lotta. Mosse che normalmente non.
non avrebbero effetto sul Pokémon. Avete qualcosa che sia minimamente abbordabile come prezzo? Sempre questo coglione in mezzo. Ha usato lo stesso, identico, praticamente la stessa identica. Ha fatto copia e incolla con tutti quanti i Pokémon Market, con quel coglione che fa su e giù. Scusa, ma non puoi entrare nella torre, ma perché? Perché devo combattere la palestra prima? Cioè, il Pokémon... Non posso uscire! Ah, ma posso uscire? Aspetta, ma qui c'era il centro Pokémon, perché ho fatto il giro? Ah no, aspetta, non ci sono proprio passato dal centro Pokémon. No, no, per niente. Ah, ecco, mi sembrava strano. Allora... Oh, cavolo, non è che non voglio un Drifloon, è che... Sinceramente non me ne faccio nulla. Ah, vi insegno un trucchetto per imparare come superare facilmente questi... Questo piccolo ostacolo che ovviamente è preso di pari passo dalla palestra di Sabrina in Pokémon Oro. In Pokémon Rosso, Blu, Verde, Giallo, Oro, Argento, Cuore Oro e Anima Argento. Tutto uguale. Eccolo qua, bastava fare un semplice passo nell'altro punto di teletrasporto. Teletrasporto con due R, porca miseria. Tra e sport. Dunque, ho delle iperpozioni, ma non credo di avere abbastanza morsi. Che cavolo gli do? Non ho Amax Edero? Lo uso per ricaricare Byte, che devo fare? Aspetta, se no, fa vedere quanti ce n'ho prima di continuare. Ce n'ho 5. Ah, critical hit. Beh, allora vediamo un po'. Mando Growlithe. Allora, contro Mismagius è abbastanza facile. Dusknoir. Però ho morso anche con... Porca miseria. Helping Hand, ma tu sei scemo. Manda Gengar, allora torniamo con Muten che sta al 40 finalmente. Madonna, usassi... Eccola qua! Sto per dire usassi un Destiny Bond, mi sarebbe di grande aiuto. Ma no, quindi è andata bene comunque. Ah, posso usare Forza? Ok, meno male, si torna al punto di partenza. Meno male. Forza, non so chi me la dà. Può anche essere in questa città, come può non essere. Sinceramente non è che mi interessi più di tanto se me la danno in questa città o no. Io continuo ad andare per la mia strada e trovo super pozione, che è meno male. Ah, dove si va? Il lago è perfetto per pescarci. No, dei lavori. C'è un percorso alternativo? Dark Dusk Woods. Ma davvero? Wow, la fantasia. Proprio per niente preso da Zelda. Neanche un po'. Ma a me non me ne frega in cazzo, perché comunque sia, non lo prende la Zelda proprio. Allora dovrei a questo punto usare Surf. Ma se non posso andare a Dark Woods City, dove caspita vado? Perché di qua non c'è nulla. O almeno così sembra, e infatti è così. Ah, ora devo andare alla... Ah, beh. Che
che su... Madonna, quanto ci ha messo ad arrivare. Credo che tu debba essere Tare. Il mio nome dovrebbe esserti familiare. Io sono Lance, il campione di Johto e Kanto. No. Ah, forse questo gioco segue la storia dell'anime. Ah, ok. Quindi Team Steam sta cercando i Pokémon leggendari nel castello. Ah, perché ci sono Lugia e Ho-Ho. Quindi qui ci sono Pokémon di tipo psico. Ma che cazzo ho nello zaino che non... Toss, e toss la via, vaffanculo, toss. Allora, penso che concluderò qui questo episodio, perché comunque sia, non so che cazzo sta succedendo, no? Ci sto capendo meno di quanto ho iniziato a giocare. Quindi, è probabile che... Qua sopra c'è il Team Steam, sicuro come la morte, dato che me l'ha detto Lance, quindi è sicuro come la morte che qua sopra ci sta il Team Steam. Quindi, dopo aver conquistato un'altra medaglia e aver, appunto... essere arrivati a un punto cruciale del gioco, il video dovrebbe finire, perché se no, se non lasci con un cliffhanger, non sei nessuno. Quindi è giusto così.